benvenuti a questa nuova Arm Wrestling Inc. Parliamo subito dei muscoli specifici, i flessori. I flessori risiedono in questa parte qua del nostro avambraccio, questa parte qua, che va dal gomito fino alla punta delle dita. E i flessori ci sono vari tipi, ci sono i flessori del carpo, che sono quelli che si occupano di fare questo movimento, e poi ci sono i flessori delle dita, che sono quelli che praticamente ci permettono di chiudere la mano. Quindi capite l'importanza di questi muscoli per il nostro movimento. Tanto un top roller, tanto un gancista utilizzeranno una flessione del carpo ed entrambi utilizzeranno una flessione delle dita. Quando noi diciamo si chiude la mano, si chiude il polso, si tratta di una flessione, dei flessori. Il lavoro esattamente opposto dei flessori viene lasciato agli estensori. Gli estensori sono quelli che ci permettono di fare questo lavoro e di aprire la mano. Anche questi partono sempre dal gomito, però dall'epicondio, dalla parte più esterna, e arrivano fino anche questi alla punta delle dita. Quindi abbiamo detto flessori chiudono, estensori aprono. È importante da allenarli perché comunque ci vuole un equilibrio muscolare all'interno del nostro corpo. Se questo equilibrio muscolare viene a mancare, si possono creare dei problemi a livello articolare e quindi proprio alle giunture, quindi al polso, ai gomiti. Quindi è sempre bene mantenere un equilibrio muscolare. Non avrete mai gli estensori forti quanto i flessori, questo è normale. Però comunque un buon allenamento sugli estensori, anch'io stesso ho notato che toglie tante infiammazioni e permette di migliorarci ancora di più. Abbiamo l'abduttore del pollice. Non esiste un vero abduttore del carpo, cioè che ci permetta di fare questo movimento. Esiste quello del pollice, però col tempo, un po' tutti parlandone e affrontando l'argomento, abbiamo capito che questo abduttore del pollice lavora in sinergia con i primi flessori ed i primi estensori della mano, quindi è maggiormente con gli estensori, con quelli che ci fanno fare questo movimento, anche in diagonale ce lo faranno fare. Quindi i muscoli, estensori, flessori, soprattutto i primi, lavoreranno in sinergia con l'abduttore del pollice per farci avere questo movimento. Movimento molto spesso importante per i top roller che fanno una top roller abbastanza classica, quindi puntano verso l'alto con la mano sulle dita dell'avversario. Adesso si passa a tre muscoli che spesso vengono tralasciati proprio nella dizione muscolare generica, i muscoli sconosciuti del corpo umano quasi, che sono i pronatori e i supinatori. Vediamo cos'è una pronazione. Allora, partendo dalle mani, questa è la posizione neutra. Allora, quello che ci permette di fare una pronazione, il muscolo ci permette di fare la pronazione, che risiede nell'avambraccio, è quello che ci permette di fare questo movimento. Noi siamo neutri, qui stiamo pronando. Invece, il muscolo che ci permette di fare l'esatto movimento opposto è il supinatore, quello che ci permette di fare questo movimento. Ora capirete bene che un top roller avrà dei pronatori molto forti perché dovrà cercare di aprire il polso dell'avversario. Un gancista avrà, contrariamente a questo, i supinatori molto forti perché dovrà entrare dentro e insieme a una buona flessione chiudere l'avversario. Quindi è qui che si crea proprio un divario tra le due tecniche. Un primo divario che da una parte abbiamo i supinatori che permettono al gancista di entrare in gancio e dall'altra parte abbiamo i pronatori che permettono al top roller di andare in top roller. Quindi questi sono i due muscoli e i due movimenti importanti da ricordarsi questi nomi, pronazione e supinazione. La prima parte della pronazione viene demandata al pronatore rotondo, che è un pronatore che si trova in questa fascia qua dell'avambraccio. La seconda parte della pronazione, cioè questa, quella che interessa maggiormente top roller, ma comunque interessa un po' a tutti, vedremo dopo il perché, in questa parte qua la pronazione viene dimandata al pronatore quadrato, che è un muscoletto piccolo che si trova molto vicino al polso, proprio molto vicino all'articolazione del polso. Quindi è quello che ci fa fare questo, infatti come vedete la parte di sotto quasi non si muove, la parte di sotto fa quasi da solo. Invece qua, questa parte qua viene fatta proprio dall'avambraccio, proprio si sente qua un movimento del pronatore rotondo.
Invece il supinatore farà girare la mano verso, con il palmo verso l'alto. Quindi è un muscolo dell'avambraccio, non lo sentite nella parte alta, lo sentirete lavorare qua. Due muscoli, in realtà come vi ho detto tre, che fanno ruotare radio su ulna e viceversa per ottenere queste posizioni. E questi due muscoli fanno la differenza fra le due tecniche base del braccio di ferro. Chiedo scusa se spesso parlo di top roll e gancio e basta, però diciamo che inquadriamo le due più grosse famiglie di arm wrestling a livello mondiale. Poi è chiaro che un presser, per dire, lo posso assimilare molto spesso a un gancista, perché comunque deve avere un supinatore forte, perché comunque deve averci una buona flessione per evitare che gli aprano le dita. Quindi vedete che alla fine, identificando queste due grandi famiglie, si parla del 90% dei casi e degli allenamenti.